Mejd Abdelhamid si è ispirato alla pop art a Mohamed Bouaziz, l'uomo tunisino che si diede fuoco fornendo la scintilla alle rivoluzioni arabe del 2011. La sua è una delle opere presentate alla prima Biennale d'Arte Contemporanea Palestinese, le cui opere sono state disseminate tra Ramallah, Gaza, Gerusalemme e alcuni villaggi della Cisgiordania. Shada Safati ha invece piazzato su muro bianco e spoglio sagome di fantasmi impresse su vetro, un richiamo alle vittime dei conflitti medio orientali. Il mio lavoro allude al riemergere delle anime di coloro che si sono sacrificati per la libertà. Sono fantasmi che io ho aiutato a riemergere. La Biennale porta il nome di Calandia, il checkpoint che separa la Cisgiordania dal territorio israeliano. Il confine, la frontiera, il frammentario mosaico territoriale palestinese sono i temi ricorrenti e rintracciabili in diversi lavori, alcuni dei quali inseriti nella fascinosa cornice del castello ottomano di Abwein. Lara Kaldi, una delle curatrici, ha ricordato come la Biennale sia il frutto di una collaborazione tra diverse istituzioni culturali che hanno scelto di coinvolgere le popolazioni locali, la gente dei villaggi e delle città palestinesi, alzando il velo su una scena artistica che deve fare i conti con difficoltà e ostacoli di ogni genere. Partecipare a questa Biennale è stata un'esperienza straordinaria. Per noi artisti, ritrovarsi insieme è stata un'opportunità, una prova di unità. Il conflitto israeliano-palestinese con i suoi drammi e le sue tensioni irrisolte è stato l'altro tema ricorrente della manifestazione, un tema trattato anche da Yumana Manna, originaria di Gerusalemme, che con la sua installazione video ha ottenuto il premio destinato al miglior giovane artista dell'anno.